I hope I can be of some humble service to you. Ma buongiorno a voi, mi manda la signora di Thunberg. She wants me to find out why the crown's been delayed. Esatto. Through no fault of ours, I can tell you that. We had a large stone ordered for mounting on the crown, a beautiful Moldavite that we had cut and polished in Prague. But, well, in short, the good merchant, Martin Wiesek, who was supposed to bring it from Prague, got lost along the way. It's like the ground swallowed him up. Lady Stephanie won't be happy. Look, we've got something else here we can replace the stone with, but I'm sure even you can see it's not worthy of a noble wedding, and definitely not worthy of our fine craftsmanship. Oh, if I only had someone who'd try to find the Moldavite. Ma porca la vacca, cioè, ma... I'd venture that would be fai quel cacchio che vuoi. Your esteemed merchant is probably long gone, gambling and whoring away the coin he got from selling your stone. If there's no other way, then replace the stone with something else. Very well, as you wish. Come preferisci, come se dipendesse da me. Naturally, we take responsibility for the loss and we'll compensate Lady Stephanie when we see her again. You can come with the crown tomorrow evening. Domani sera. Vabbè, domani sera torniamo. Domani sera torniamo. Buongiorno ragazzi, sono Mike senza nuovo video. Il benvenuto a un nuovo episodio di Kingdom Come Deliverance. Come sono veloce a dirlo? Kingdom Come Deliverance! Qualcuno riesce a dirlo più veloce di me? Allora, lasciatemi un commento se riuscite a dirlo più velocemente. Kingdom Come Deliverance. Molto bene. Bene, detto questo, siamo arrivati al monastero di Sasau. Eccolo là, una mega accesa. Ovviamente potete vedere che tutti abitano dentro a stalle e quant'altro. E poi ci sono i preti dentro la chiesa. Ma no, questo non è un attacco alla chiesa, per carità divina. Divina. Bene, detto questo, io sono Mike senza nome. Qualcuno mi ha detto che ho salutato due volte, ma posso salutare anche tre volte. Cioè, nel senso, capite? Questo è il bello. Quando faccio i video posso salutare quante volte voglio. Comunque, siamo arrivati qua in seguito alla pestilenza di Merhoyed. E questo episodio ha tardato a arrivare perché questo giochetto, da quando l'hanno aggiornato, ha pensato bene ogni tanto di crashare. E ovviamente quando crasha, e io non ne sono consapevole, non è che, cioè, mi corrompe il video che ho creato. Dopo che ho praticamente registrato questo episodio che sto registrando adesso per tipo 3 ore della mia vita, ho detto ma vai anche a cacare un gioco, scusami, E quindi ho, allora, insomma, potrei sapere un po' di cose. Fratello portinaio, ti tiro una scarpata in faccia se non la smetti. Un altro mangiopane a tradimento. Ma io ti uccido. Allora, scusi, devo parlare. Sto morendo di fame e polmonite. Va bene, scusi. Chi se ne frega di quello che sta dicendo quel tizio? Johanka? Henry? Oh, Henry. Me too. Anche per me è un piacere. Heard that you're doing well. Tutti sentono quel che faccio io. Tutti i cazzi miei si fanno qua. Matthias? My God. Did something happen? Sì. Sì. I don't know if you've heard about it, but Merhoyed was attacked. Oh God. How is Matthias? Matthias. He's in the arm. He's being brave about it, but his injury looks bad. I need to see him. Assolutamente. Go, there's something else. What? Some kind of disease has taken hold in Merhoyed. Their livestock has died off, and now the people are coming down with it too. I thought maybe someone here might know what to do. Merciful heavens. How awful. It's a good thing you've come here. If there's any hope, this is the place to find it. You need brother Nicodemus, the monastery physician. He may know how to deal with it. Buono. Very well. I'll try to find him. È dietro di te. When you know more. So anche questo. Thank you, Johanka. È dietro di te, Johanka. Cioè, a parte che non mi interessano i cazzi tuoi, sinceramente. Parlato con Johanka Monastero, va bene. Devo parlare con frate Nicodemo. Uno dirà, ma dove cazzo è sto frate? Eccolo là. Cioè, visto che roba esplosiva. Mi scusi, bro. Some kind of disease has taken hold in strana malattia. Johanka said that you might be able to advise. A disease, you say? How intriguing. Thank you.
No, aspetta, aspetta, aspetta. Cioè, aspetta. Vuoi dire che sono arrivato prima del frate? Cioè, ho preparato la pozione, ho parlato con lui, ho preparato la pozione, ho preso il cavallo e sono arrivato pure prima del frate. Molto bene, ragazzi, molto bene. Vi ho risparmiato un po' un movimento, insomma, sexy. Movimento sexy. No, non era quello. Vi ho risparmiato, stavo dicendo, la fase della preparazione, le chiacchiere col prete, cioè così. Andiamo avanti un po' questa storia, facciamo cose concrete, cose interessanti. Adesso andiamo a parlare col prete che ci dirà di dare un po' di pozza a tizio, un po' di... Lui si occupa della famiglia di Festuca, che in realtà nella famiglia di Festuca c'è una persona. Ciao frate. Oh, frate. So here I am. How are things? Abbiamo preparato la pozza. It doesn't look good at all, my boy. Do you have the potion? Ma my boy, yes, zio, cioè saremo coetanei più o meno. I'll take four doses. You take the rest and let's split up. Mi raccherò dai Festuca, tutti offre dalla moglie di Melikar e degli altri. Vabbè, andiamo a curare la gentaglia a questo paese del cazzo. Prisoner. They want him to suffer. Non lo lasciano avvicinare al prigioniero. Despite his terrible crimes, to treat a fellow mortal soul like that. Eh sì, eh. Vedete perché vi ho risparmiato? Maledetti biforchi, no, vabbè. Perhaps I'll be able to convince them. I promised I'd bring them help and I've devono permettermi di vederlo. I hope so, but in the short while I've been here. Sono cocciuti, grazie. Sta morendo come le mosche. Povere mosche. Non c'è tre mosche, bastardi, che non siete altro. Comunque, dove cacchio è che dobbiamo andare qua? Allora, dobbiamo andare da Melihar. Va bene, qua ci bisogna fare una mappa e capire in che casa siamo andati, in che casa non siamo andati. Oppure fate come me, girate in senso anti-orario. Oppure orario, decidete voi. E girate tutte le case. Allora, qua, guardate questa, cioè devo mettermi a scassinare la porta per poter entrare a portargli la cura, va bene? Ci rendiamo conto? C'è sto tizio qua che è fuori come un bidone. Sto commettendo un'intrusione per parlare con lui. Ok, attacchiamo la slitta, va bene. Vedi questo? Sì, è quello. Drink some and give it to the others in the house too. D'altronde, se arriva uno vestito come sono vestito io, anche io avrei paura. Aspetta che me ne vado prima che diventino folli. Pazzi, ok, non ho commesso nessuna intrusione. Quindi questi sono a posto. Sto salvando il salvatore di Merhoyed, sarò io tra un po'. Dunque, passiamo per la stalla. Ormai li abbiamo derubati, capite? Abbiamo talmente tanti soldi che non sappiamo che farcene. Quindi poi non c'è più nessuno. Pronto? Signora? Signora Bedrishka? Don't you know this place is full of... Non fare la saputela con me. Rest easy. I'm here to bring you a cure. Drink this regularly. Everyone in the house. Tutta la famiglia, mi raccomando, suo marito è morto. Oh, good. c'è solo lei, ma tutta la famiglia deve mangiare, bere, insomma, fare festeggiare. Dunque, questo è a posto. Vediamo la casa qua di fianco. E, insomma, Mike fa queste cose qua anche ogni tanto. Aiuta il prossimo. Questo c'è il cagotto. What are you doing here? Can't you see I have a cross on the door? Oh. Don't worry, I brought a remedy from Sassau. Fatta da me stesso. Drink this regularly, you and everyone in the house. A remedy? You have hands of gold, pure gold, my boy. Oh, sì, guarda qua, mani d'oro. Jesus Christ be praised. Jesus Christ. Scoperto la causa della malattia. Iniziamo con le cose iniziali. And? You should check where your water is coming from. Nicodemo e io, ho fatto tutto io, ma vabbè. It'd be hard to poison the spring, but what about the well? Good lord, that's difficult to believe. Veramente. I have my suspicions. The bastards weren't satisfied with killing young Straw. The fucking bastards! I brought some help, as promised. Will you let me see the prisoner? I will let you, I will. Of course I will. My boy, ti permetterò di fare tutto ciò che desideri. Tutto, tutto, tutto. Alcuni giorni. Ovviamente, alcuni giorni. I know, but even so, just the fact that someone cares, that means a lot to us. Now open up that shed. Apri quel fienile, baby. Ok, finalmente si è tolto dai cocomeri la guardia, possiamo andare finalmente al fienile. Sto morendo. Aiuto, Melikar. Melikar, mi è caduto l'elmo, non sono più un cavaliere e non c'è neanche acqua. Vabbè, userò un po' di questo spray per i piedi per
Devi pulirmi la gola. Non so perché ce l'ho qua. Allora, vabbè, tranqui. Allora. Sì, sono serio, zio. Entriamo nel fienile. Finalmente, dopo 4 puntate, entriamo nel fienile. Io vi dico, ragazzi, che... Guardate mai la descrizione dei video. No, dico, guardate mai la descrizione dei video, dove c'è il link per collegarvi a Facebook. Ok, Facebook, dove potete collegarvi su Facebook, parlare con me, dove io sono molto presente. E adesso, su Facebook, avevo fatto una proposta interessante e intelligente, che non so quanti di voi hanno visto, perché appunto non in molti guardano Facebook. Allora andate su Facebook, se no iscrivetevi qua. Basta, non ne posso più. Now let's wait and see what happens. Ma chi se ne... Secondo te io aspetto per vedere se il rimedio ha effetto. Ma vai a cagare. Secondo te, cioè così, sei stato... Oh mio Dio, sono stato colto in flagrante da un morto. Mamma. Madre. Allora, per fortuna, guarda, tac. Questo volevo. Un buon bigliettino. Vai, la torcia troppo anche tenere, zio. Non me ne frega un cazzo. Me la dà lo stesso, comunque. Forse è già riuscito, grazie. Saccheggia il bandito. Partita salvata. Oggetti chiave. Lettera del prigioniero. Cazzo, non potevo leggerla fuori. No. Ok. Allora. Leggiamo la lettera, ragazzi. Leggiamo. Carissimo T. Cazzo, piove? Quando abbiamo discusso la riforma della valuta, certo non immaginavo che la situazione avrebbe assunto questa piega. In nessun caso acconsento l'utilizzo delle monete in questione per assoldare banditi e mercenari, contribuendo alla diffusione di massacri e disordini nella provincia. Non oso pensare cosa potrebbe accadere se qualcuno si collegasse al massacro di Newhoff. Con la presente vi comunico, onorevole signore, che non intendo prendere parte ad altre iniziative vostre o da voi finanziate. Inoltre vi esorto alla massima cautela, poiché mi è giunta voce che un cavaliere tedesco di Passavia sta indagando nella regione sui Groschen falsi. Pare che questo cavaliere si trovi attualmente in una locanda di Sassau. Abbiamo attirato l'attenzione di sin troppe persone. Confido e spero che compriate e rispettiate la mia decisione di porre fine alla nostra collaborazione. I miei ossequi S. Che cazzo è S? Allora, sapete che noi ce ne freghiamo ovviamente dei popolani, della gente comune. Ma a noi interessano le superstar, quindi andiamo a cercare... Dove cazzo si è nascosto? Razig. Adesso è dall'altra parte ancora. B. A questa parte. Andiamo a far rapporto a Sir Razig. Attenzione, Sir Razig che sta appoggiato a un cespuglio. È incredibile, Sir Razig. Ma come fa? Ma cioè, voglio essere come te da grande. Parliamo con Sir Razig, ragazzi. Parliamogli. Cosa hai bisogno? Cosa hai bisogno? I've returned from Merhoyed, sir. How does it look there? Una merda. I found a letter that might explain something. What about the captive? Did you question him? He was infected too. I see. Did he survive? No. But even dead he was of some... Ma come, no, era morto, è ancora... Non è, cioè, mi ha detto di aspettare un paio di giorni. That's interesting. And what's in the letter? Non ho ancora letta, non so leggere, guardate voi stesso. Intanto io l'ho letta e so leggere. Guardate voi stesso. Take a look for yourself, sir. The names of the sender and recipient aren't written there, just the initials S and T. Seems to have some quarrel between them. This S person is threatening to finish with counterfeiting. Apparently, there's some German knight on the trail of the merchant Menhart. At the time the letter was written, the knight was in the tavern in Sassau asking about him. That sounds like a promising lead. You go to Sassau and find out what you can about this foreign knight. If he really is following Menhart, then he must know more than we do. Very well, sir. Don't go yet. There's something I'd like to talk to you about. C'è qualcosa di cui vorrei parlarti. You haven't disappointed me. Nothing against Bernard, Robard, or any of those others. But none of them could find out as much as you. At least not without beatings and torture. And that doesn't always work. You're a godsend, lad. Thank you, sir. Now go and find out who's behind everything, and then we'll deal with them. Yes, sir. Sir. What is it? Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over.
It's a hard question. I'm no theologian. But long ago I came to the conclusion that the only thing that makes sense is that it's all a trial. Life is one long series of problems to solve. The more you solve, the better a man you become. Never thought about it that way. Well, just look at the pampered ones who have no concerns in life, like young Lord Capon, for instance. I shudder to think how he will rule when his time comes. Tribulations spawn in life over and over again, and we must stand our ground and face them. So, I go to Sasso and solve this one. You can rely on me, sir. Luck, son. Grazie, Benneo. Ah, è così. Continuiamo quindi le nostre avventure molto interessanti, molto belle. Vediamo, abbiamo un po' di fame adesso. 68, dai, mangiamo un po' con i soldatini qua. Domande e risposte, missione completata, missione nuova, missione, tutta una missione che si... Welcome, Henry. Benvenuto, grazie, è partito, Razzi che è partito. Tu che cazzo sei? Ah, scusa, questo è un coniglio? Ah, ok, il cacciatore mangia vicino al coniglio, ci sta, non va una piega. Allora, ragazzi, parliamo di cose importanti, interessanti. Se voi andate a vedere la mia pagina di Facebook, io molto spesso, molto più di quanto immaginate, comunico, chiedo ad esempio che serie potrei fare, cosa potrei dire, cosa gne, capito, cose del genere, che io penso siano molto interessanti e di conseguenza, se fossimo di più, sarebbe molto più interessante, capito, potremmo fare una conversazione, quindi sì. E quello che vi consiglio e vi chiedo è di andare sulla pagina Facebook, leggete le descrizioni dei video perché ci sono tante cose interessanti, tra cui un piccolo link che vediamo chi vedrà, non si sa mai chi vedrà. Intanto adesso vado verso Sasao e andiamo a cercare sto cacchio di cavaliere o quel che è. Che bello però, guarda che bello, abbiamo una mega cittadina laggiù che penso sia Thalmberg. E poi abbiamo un mulino lassù. E poi abbiamo una mucca che si è appena seduta. Cioè, questa è la parte bella di questo gioco. I've heard there's a foreign knight staying here. Eh sì, That Deutscher, he's gone. È partito, ma ha detto che sarebbe tornato. Qual è il blasone? You see his crest? That's just it. He arrived with a white shield, nothing on it. And the Wagners tell me that's how knights ride when they want to stay incognito. That is incognito. Bom, abbiamo un po' di informazioni, adesso sappiamo che si trova praticamente a nord di Rovna. E di nuovo saliamo sul nostro destriero e di nuovo ci facciamo altri 20 km, che la benzina la paga lui, cazzo. La benzina la paga lui, andiamo a nord di Rovna. Sempre così, un po' di qua, un po' di là, cioè, via andante, chi se ne frega, abbiamo robe da fare noi. Abbiamo storie da finire. Allora, da quello che ho capito, qua sopra Rovna dovrebbe esserci dei carbonai, capito? Stranamente dovrebbero esserci dei carbonai, perché non abbiamo mai visto carbonai, non abbiamo mai seguito carbonai da ste parti. E allora dovrebbero esserci dei carbonai, quindi noi andiamo a indagare i carbonai. Good God, what a bloody mess. Santo cielo, che disastro. Questo sembra morto. Il carro, chi se ne frega? This one won't be going anywhere anytime. Andrà molto lontano, dici? Beh, i grosci però me li prendo io, dai. Lasciamo, non gli hanno fregato i soldi, attenzione. Saccheggia anche lui. Ma anche tu, beh. Dai, una decina di grosci così senza fare niente. Attenzione! C'è del carbone. Sì, ma dovevi esaminare, non raccogliere, coglione. Looks like that wagon was loaded with charcoal. Ah, perché c'è tutto il sacco, ecco perché. Someone was wounded here. It looks like another person dragged him off. Maybe there'll be some tracks. Qualcuno ha trascinato qualcun altro. Segui le tracce che partono dal carro. Attenzione, guarda qua. Looks like blood. Sembra sangue, ma non mi pensavo fosse vernice. Another clue. I must be going the right way. Per forza. Signore e signori, attenzione, sopra cos'è successo? Someone must have seen or heard something. Sì, qualcuno sicuramente avrà visto qualcosa, ma
Sapete come succede a queste parti? Che ogni tanto si fa notte, bisogna dormire. Allora mai cosa ha pensato? Visto che ci sono dei tizi morti lì, io mi metto a dormire qua vicino a loro, una tenda vicino a casa loro. Si può accendere il fuoco, che ho paura. Dei carbonai non ha legna, che cazzo. Comunque, io mi metterei qua a dormire vicino a casa loro. Così fino a domani, insomma, siamo al sicuro. Buongiorno, che cazzo, c'è qualcuno? Ok, qua non c'è più nessuno, quindi quel tizio si è svegliato, ma ha visto lì vicino a lui, che cazzo è sto qua? Attenzione, c'è un tizio. Aspetta, ma a me? Ma che cazzo, i conigli girano insieme alle galline in mezzo agli accampamenti, vabbè. Tranquillo, a me interessa, attenzione, interessa andare dall'altra parte del pontile. E qua inizia la parte interessante, cioè fin qua praticamente avevo registrato anche l'altra volta. E dopo ho iniziato a imprecare in aramaico perché non funzionava più. Ok, non mi si è bloccato tutto, ho perso tutto il salvataggio, tutto il resto. Quindi, tac. Che cazzo, mi è comparso il cavallo davanti a sto giro. Non stavo fischiando a te, tranquillo. Parliamo con Boria. God be with you. Dio t'accompagni, con tanta voglia. What do you know about the wagon that's been ambushed? Parlami un po'. I haven't a clue what you're talking about. Oh mio Dio. Really? Ma sul serio? Yes. Ma stiamo facendo sul serio? Do you have any idea whose wagon it was? I don't know. And I don't care. Well, I'll tell you. I'm sure you've heard of the gang that burned down Neuhof. Possibly. Può darsi. And poisoned the well in Merhoyet. They're the kind of men you don't want to get on. Neanche a me. Guarda che elmo sporco che ho. I didn't get on the wrong side of them, though. Did I? The opposite. Actually, we helped them out. And I didn't even know who they were. What happened? Let's just get this straight. We didn't ambush anyone. Noi non abbiamo attaccato nessuno. The crossroads then. We were just passing and we saw the wagon. E allora so we took the sacks. Deprendiamo un po'. What about the trail of bloodstains leading to the camp? I was just getting to that. We also found one wounded man. What am I saying, wounded? The fellow was hacked like a martyr in some holy picture. He begged us to hide him away. So you have him here somewhere. Is he still alive? The fellow has quite a will to live. I'll give him that. Where is he? We've locked him away in the shed. There. I want to talk to him. La. I don't know. He paid us. We're not to let anyone near him. I don't mean to hurt him. So be it. Here. Take the key. Thanks. Grazie, grazie per la chiave. La chiave di Boria. Chiave di Sbornia. Ciao bello! Who are you? Do as I say, and you might walk out of here alive. What? What's that? Who ambushed that wagon? A knight. He's been following us for a while. And where did he go? I don't know. I got a beating, and then I passed out. Do you know what you were carrying in that wagon? I never asked Minhart that. Who is it you work for? Who did the wagon belong to? To Menhart. He's some kind of merchant who hired me for protection. But that's all I know. Where's the coin? What? What coin? I will not repeat the question. I don't know about any coin. Where are those sacks you took from the wagon? Sacks? They're behind the shed. That's him! That's got to be that knight! Cavaliere! 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 Is that all? Did you take anything else? Stop! Stop! Scappa. Stop! Stop right there! Fermati! Il vecchio mi guarda così. Fermati, ho detto! Di solito funziona. Quando la polizia dice fermati, tutti si fermano. Cazzo, ecco, vedi che avevo fatto bene a prendere... Yenda il cavallo, dai Yenda, ma cazzo è? Non vedo neanche dove... Oh! Aspetta perché qua, questa è la parte difficile che io mi ritrovo sempre. Vabbè. Lo sai che io ho Yenda, vero? Yenda è più veloce del tuo cavallo, che è sottomarca, è una sottomarca dei cavalli. Yenda il cavallo, la guerra! Ah, devo mettermi di fianco, cosa devo fare? Oh! Aspetta, sei fermato, mi scendo anch'io. Me lo scendo anch'io da cavallo.
Sono un po' arrugginito, ma... cazzo era quella roba? Oh, vecchio! Baffo, abbassa quell'arma. You dare to face me? You dare to face me? I'm... che cazzo, tranquillo. Attenzione, un contrattacco anche da parte di Mike. Allora gli tiro le mazzate in testa con questa spada, faccio male. Questo l'ho imparato. Not so break. Guarda là. Ah che ti spacco la faccia, ti spacco vecchiaccio che non sei altro. Sta sanguinando. Eccolo là, Ulrich. Ulrich, parliamo con Ulrich. Beh. 20 minuti di combattimento, cazzo. Cioè, dai. Come sta, Dave? It seems I have finally met my match. La mia altezza, sono qua su io però. Superiore in realtà. Your match? I think you meant to say you're superior. Do not be so proud. My day has been hard. Eh beh. That doesn't change anything. Now I'll be asking you a couple of questions, and you're going to give me answers to them nicely. Starting with who you are. You may call me Ulrich. I will tell you nothing more until you give me some assurances. Assurances? How about this? If you talk, I'll spare you. Do you expect me to believe that? I know full well how these stories end. I have been at the other end of the sword more times than you can count. I give you my word. The word of a thief? Jesus. It is true what the preachers say. This world has gone. Che sta dicendo sto? È fuori di melone. I'm finished. Anyway. Just as you are. Unlike you, I'm not a criminal. You believe that the forging of money is an honest trade? I've got nothing to do with that. I'm not a forger, I'm the one investigating them. What? Cosa dici? I'm in the service of Sir Radzig Kobola, governor of Scalitz and royal hetman. Then we have something in common. Esigo ordini che arrivano dall'alto. From who? Perhaps you might sheet that weapon so that we may talk eye to eye. If we do indeed have a common cause. Stand up. Molto bene, Mike. Complimenti, hai fatto la scelta giusta. Our meeting has not begun well. But if it is the truth that you are sent by Kobila, then we can assist each other. What do you mean? Che bei baffi che c'ha. I found out many things, but there are still questions I cannot answer. And the last man who knew anything is now dead. What man was that? Meinhard, the merchant from Passau. Listen, I will explain everything to you. Ti spiego tutto, ma devi fare qualcosa per me. Io sono lo zimbello di tutti. You will introduce me to a certain person, and I will tell you everything I've learned. I have here a written confession which tells how those forgeries are made. But I do not understand such technical matters. Master Pfeiffer, however... will definitely be able to make sense of it. And you'll give it to me, just like that. It seems I have little choice. This is the last lead I have. In the meantime, I will return to Sassau and see what I might learn there. Very well. I'll go and see Master Pfeiffer. Godspeed. I will wait in Sassau at the Wagoner's Inn. Molto bene ragazzi, molto bene. Mi sa che il cavaliere qua ha qualche problema. Sta parlando, cosa vuoi? Dare un bacino al mio cavallo? Oh, sta lontano dal mio cavallo. Tutto porcone. Molto bene, allora Mastro Windu qua, come cazzo si chiama, ha deciso di partire. E eccolo là che se ne va, fantastico. Io monterò su Yenda, andrò a trovare Mastro Pfeiffer e ci riprenderemo con un'altra storia nel prossimo episodio di Kingdom Come Deliverance. Se vi è piaciuto ovviamente lasciatemi un like, guardate nei commenti, nelle descrizioni anzi dei video cosa c'è scritto. Non smetterò più di ripetere questa cosa, probabilmente dovrò fare un video apposta per dire questa cosa qua.
interessante qualcosa, magari un piccolo vlog per parlare un po' con voi e farvi sapere cosa sto pensando, cosa sto, perché insomma questo è un periodo abbastanza incasinato, non riesco a capire cosa sta succedendo e non so se sono io oppure ho parlato anche con altri youtuber e sembra che ci sia un momento di intasamento, un momento di casino per YouTube, tanto per cambiare, vabbè, ma di questo ne parleremo prossimamente. Io sono Mike senza nome, vi do appuntamento al prossimo episodio. Ciao, alla prossima, ciao.